Ciao Barbara! Come Ciao Barso, coppia stai? fissa ormai, ci dobbiamo vedere una volta a settimana. Diamo un po' di continuità, come sta facendo il Lecce, che continua a fare Sì. grandi partite una dopo l'altra, sta dando continuità, sta Tanti punti respirando nelle lontano dalla ultime zona salvezza, poi la partite. tocchiamo piano, non diciamo niente, però. No, Infatti, perché magari poi per potrebbe scaramanzia non si dice ritorcersi. niente, poi il Non... campionato è lungo. Però sì, sta facendo tanto tanto bene, soprattutto fa bene con le più grandi, Poi ha ecco, preso pochi gol. Ha paragonando. preso 20, 20 20 gol in gol 18 in partite. 18 partite, però grazie alla difesa, perché insomma ha una difesa importante, poi c'è, insomma si parla tanto di Federico Baschirotto, Un TT. E però un Titi anche, però basta. E siamo con il nostro ospite. perché è anche Vladimiro soprattutto merito Falcone. suo, eh? Ciao Vladimiro, Ciao a come tutti. stai? Tutto bene, voi? Bene, bene, ma Bene, bene. quanto sei gasato dopo quella partita col Milan? Molto, molto. Vedendo il primo tempo, veramente tanta roba. Poi peccato per il secondo tempo, però siamo contenti di aver fatto un'altra grande partita contro un'altra grande squadra. Però sei solo a due clean sheet, ho visto, per completare il dato sui gol, eccetera. Quindi è una cosa che non Sì, ti ne vorrei fare risponde. di più, diciamo, però va bene così, comunque sia, per essere una squadra in corsa salvezza abbiamo subito pochi gol, quindi questo per ora mi basta, poi se arriveranno altri clean sheet, meglio ancora. Certo. Senti, aspetta, voglio fare una cosa. Quest'anno si può dire una cosa che fa effetto, cioè Vai, dare una statistica fake. vai. Non perdete da ottobre. Che bello che non perdete da Tanta novembre. roba. Un sacco Sì, da no, siamo settembre. contenti. Beh, Finalmente. un bel momento, speriamo di continuare così. Ora sabato abbiamo questa partita delicata, però speriamo di continuare su questa striscia positiva. Presente, se L'hai, ti faccio la ce cronaca di quello che succede, così se succede qualcosa di negativo, la colpa è tua, Barso, te No, lo però dico. forse è cambiato Diamo qualcosa. la Io colpa a chiedo lui. Esatto, bravo, già ma scusa. facciamo. No, però forse dico, è cambiato qualcosa, hanno preso consapevolezza. Parliamo un attimo di calcio, poi passiamo al Sì, calzeggio, però. dai, però tanto lavoro, c'è tanto, Cosa è tanto successo? lavoro. C'è qualcosa di positivo che è scattato con consapevolezza? Non lo so. No, più che altro comunque sia noi già dalla prima partita contro l'Inter avevamo fatto bene, poi l'abbiamo persa l'ultimo secondo. Comunque sia, tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo giocato bene, tranne forse contro il Bologna, non siamo stati noi, quindi siamo sempre stata una squadra che c'è stata dentro le partite, non ha mai sofferto tantissimo, quindi poi sai, un po' di consapevolezza nei nostri termini, un po' di esperienza in più anche da parte dei giovani che sono fortissimi, quindi ora i risultati si stanno vedendo, ecco, magari all'inizio ci è mancato un po' quello, ora abbiamo trovato la nostra quadra e il momento appunto è buono e dobbiamo continuare così. Anche perché credo che sia un Lecce anche meno timoroso, no? È un Lecce che se la va a giocare di più perché avevate iniziato il campionato giustamente da neopromossa, no? Andiamo a difenderci, poi appena arriva l'errore dell'avversario, boom, sulle ripartenze. Tant'è vero che è la squadra che segna di più in ripartenza, è il Lecce di tutta la Serie A. Adesso invece è un Lecce che ha preso più coraggio, come dicevi tu, forse più consapevolezza. Ti chiedo però quanto dipende anche da... Certo, dipende dal lavoro settimanale, per carità, no? Però il lavoro di Baroni, per chi sa come lavorano, è maniacale, nel senso che lui è davvero tanto, tanto attento ai dettagli e soprattutto un allenatore che sì, tanta teoria, tanti dati, però Com'è? questa teoria la mette in Com'è? Chiediamoli pratica. com'è Baroni, è il meno. No, 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 è un bravo mister, assolutamente. Poi la squadra è giovane, quindi... E lo seguiamo in tutto e per tutto, quello che ci dice lui noi cerchiamo di farlo, quindi è questo anche un altro segreto e appunto poi durante la settimana lavoriamo tanto, il mister prepara bene le partite e quindi siamo fortunati ad averlo con noi e sicuramente è soprattutto merito suo se siamo in questa posizione di classifica e stiamo facendo così bene. Un TT cosa vi ha dato? Soprattutto a voi tre lì dietro. Te, Baschirotto, un TT. Dimmi un po' questo Penso la tranquillo. tranquillità di un campione del mondo, di un grandissimo giocatore, lo vedi in campo, è tranquillissimo, Cioè non soffre l'ansia, la non soffre pressione. l'ansia assolutamente, è sempre lì tranquillo, quindi trasmette questa serenità un po' a tutti, anche a Fede che gioca con lui, anche agli altri difensori in allenamento, comunque sia sai che c'è lui e ti fa stare tranquillo.
Già che abbiamo parlato, allora chiediamo anche di Baschirotto, dai, no? Sì, anche perché guarda quante domande stanno arrivando. Su Baschirotto. No, non su Baschirotto, su di lui. Dobbiamo avere anche tempo ovviamente di leggerlo. Ma... Però sì, siamo curiosi, vogliamo sapere sì, che rapporto. Il personaggio rapporto Baschirotto è anche sta cosa che non è mai stato dribblato. È l'unico difensore seriano mai dribblato. Mai dribblato, è vero. No, Baschi è numero uno, un grandissimo. Sono tanto amico con lui. È un esempio da seguire perché magari non avrà la qualità tecnica che magari ha un TT però, o altri difensori, però lui con il duro lavoro, credetemi, lui è il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, fa sempre tecnica prima dell'allenamento col mister in seconda, tanta palestra, si vede, e anche dalle sostanze. È grosso, cioè, quando è grossissimo, è un culturista, ti fa paura. È un culturista. Sì, E quindi tramite il duro lavoro ora si sta prendendo le sue soddisfazioni. Sono contentissimo per lui perché è un bravissimo ragazzo e appunto un esempio da seguire per tutti. Ma al di là del campo, siccome molti saranno tifosi del Lecce collegati, ma molti utenti che sono collegati al momento ce lo stanno chiedendo, no? È lui il giocatore più divertente dello spogliatoio oppure ce n'è qualcun altro? No, siamo un po' tutti, ci prendiamo in giro, viene in mente anche Gabri, Strefezza, sai, un po' brasiliano così, ci prendiamo in giro poi anche Fede, Di Francesco, Marco Bleve, Tuia, comunque sia, siamo una squadra abbastanza sorridente, poi anche Baschi fa la sua parte. Ci rivediamo. Banda, io voglio sapere Banda com'è. Oh, Bandino... Un video di lui che ballava. No, è... un ragazzo d'oro, ancora magari non sa bene la lingua, quindi parla poco e sta più magari con Hassan, e stanno più insieme loro e magari parlano inglese, però è un bravissimo ragazzo e quando abbiamo fatto qualche cena fuori così di squadra si è messo in mostra e ci ha fatto vedere che comunque sia, anche non sapendo la lingua, sa divertirsi anche lui. Bandino l'ha chiamato, è Bandino. Sì, sta prendendo voglia di stare nello spogliatoio del Lecce. Di la sì, soprattutto di vivere a Lecce, avrei un sacco di voglia di mangiarmi dei pasticciotti. I pasticciotti. Quanti pasticciotti puoi mangiare a settimana? No, pochi. Mangiamo ogni tanto, sai, quando facciamo magari le partitelle, chi perde porta i pasticciotti, allora il giorno dopo poi magari uno lo mangio, però... Devo stare attento alla linea. Bravo. Se no mangerei ogni giorno. Mi sembra giusto. Quindi Bandino lo chiamate nello spogliatoio? Bandino. Tu sì, sei? Sì, sì. Ah, io Falco. Okay. Ma chi è il nomignolo in tutti più i posti, strano? No. Cosa? Chi è il nomignolo più strano? Nomignolo più strano... Ma un po' lì da Antonino Gallo, sai, palermitano, così. Non sa neanche lui l'italiano, quindi... Ah, ma lo so, tipo chiama Di Francesco, lo chiamo Track, non so perché lo chiamo Track, quindi mi viene in mente grande, quello grande Antonio Gallo, fortissimo. E vuoi chiederti una cosa? Chiedo Vladimiro, da dove nasce? Il nome di mio nonno. Ok, prendo il nome, io mi chiamo proprio come lui, Vladimiro Falcone, e... Purtroppo quando mia mamma era incinta di me, lui già stava male, quindi aveva questo desiderio che... Io poi sono il primo nipote maschio, quindi aveva questo desiderio che il primo nipote maschio si chiamasse come lui e mia madre e mio padre l'hanno accontentato, io sono orgogliosissimo di avere questo nome. Mi sembra il momento giusto per quindi andare alla sua nascita, 12 aprile 95, giusto? Sì. E già nel 95 lui fa le prime apparizioni pubbliche. Sì. Cioè, nel senso, poi la sanno tutti perché l'hanno detta tutti, l'hanno scritta tutti, soprattutto sì, quando sì, poi hai fatto l'esordio con la Samp, quando è venuta fuori quella cosa, siamo impazziti tutti, però riraccontacela, la vogliamo sentire per l'ennesima volta e aggiungi, cioè tu ogni volta che devi raccontare questa cosa devi aggiungere un delle... dettaglio, bisogna vedere. Allora, no, praticamente la sorella di mia nonna ha tuttora un'agenzia che si occupa di comparse nel mondo del cinema, ovvero quando devono girare un film a Roma quasi sempre si rivolgono all'agenzia di mia zia e per le comparse, e ora tra l'altro ci lavora anche la sorella di mio padre, quindi mia zia e mio cugino lavorano lì nel mondo del cinema, e quindi c'era questo film di Verdone e serviva questo neonato per quella scena lì famosa, diciamo, e hanno pensato a me, comunque sì, avevo 3 mesi e mi hanno fatto girare. E una cosa è che Verdone disse a mia madre che ero stato bravissimo perché nel momento in cui
il bambino, io dovevo piangere, ho pianto veramente, quindi non hanno dovuto mettere il disco del finto pianto del bambino, invece ho pianto veramente, quindi la scena era venuta benissimo. E poi la mitica scena in cui Verdone mi lava il sederino, quella è stata bella. E niente, i complimenti a mia madre per come mi ero comportato e basta. Poi ho fatto tante altre cose nel mondo del cinema fino a poco prima di andare alla Samp all'età di 15 anni. L'abbiamo letto, hai fatto un po' di comparsate. Raccontato agli amici di Cronache che salutiamo e che hai fatto film fino a 14 14-15 anni. anni. Sì. Però era una rottura, vero? Una rottura, mamma mia, potete capire. Lento tempo. Io ho fatto un film, Sì, ti sì, sì. capisco io, eh. Vabbè, tutto questo per dire che Allora ho mi fatto un fai film per capire. te. Io ti capisco, ho fatto uno solo. Però è vero che è una rottura, cioè una roba in Una film, rottura. stai sul set, non c'è niente da fare. Anche perché mi ricordo mi svegliavo con mamma, magari alle 4 di mattina prendevamo, non so, il tram, la metro, il bus, così. Per stare lì alle 6 dove ti davano la convocazione e poi iniziavi a girare alle 11, quindi dalle 6 alle 11 di mattina praticamente non facevi nulla. Stavi là fermo oppure magari giravi d'estate una roba che è un film ambientato in inverno e quindi ti vestivano pesante, l'estate stavi 10 ore col maglione di lana, un macello. Io lo odiavo proprio, Meritavo. infatti dicevo a mia mamma, questa è una cosa che non ho raccontato. Dicevo a mia mamma se quando mi diceva che dovevamo andare a girare appunto qualche cosa, dicevo sì, ma ci stanno scene in cui gioca a calcio. Se gioca a calcio vengo, se no non ci voglio andare. Insomma, l'idea di fare l'attore non ti è mai venuta, ti era No, politica. mai, mai, assolutamente Beh, nel frattempo eri già bravo a giocare a calcio e poi finalmente ti ha chiamato la Samp e ti sei tolto da no. sta Anche se ho cosa. iniziato tardi, a 11 anni ho iniziato a giocare a calcio, Ok. mi hanno iscritto a scuola calcio e dopo 4 anni mi ha chiamato la Samp. Quindi a 15 anni sono andato via di Roma da casa. Ma come mai la Samp? Che è venuta a fare la Samp a Roma a trovarti? Come ha fatto? Perché ho fatto un torneo, giocavo nella Vigor per Conti, feci un torneo con tutte squadre tipo Inter, Roma, Milan e a Pescara lo feci. E siamo stati la prima squadra dilettante a passare il girone. Nel girone avevamo Inter e Siena, mi sembra. E poi abbiamo perso in semifinale col Torino, tra l'altro mi ha fatto con la Ramu. Ma grande. E Ma te l'ha fatto galera perché lui era giovanile di Torino. sì. E giocavo nella Vigor per Conti, fece con la Ramu e ci siamo fermati in semifinale. E una volta dopo fatto la doccia, si avvicinò al dirigente della mia squadra e mi disse che martedì o mercoledì, non mi ricordo, sarei dovuto andare a Genova per un provino. Quindi Sono tu andato a avevi preso Genova. tutto, torneo che avevi preso tutto, cioè ad Aramu gli hai fatto due Sì, parate. no, mi ero messo in mostra soprattutto contro l'Inter. Avevamo vi vinto o pareggiato, non mi ricordo, però mi ero messo in mostra. Quindi da là poi mi hanno chiamato e mi hanno preso l'anno dopo, agosto, sono andato a Genova. Anche perché, scusa, so che Vai, sto vai. monopolizzando questa conversazione, ma sono nel trip. Perché, ed è qua ti provoco, ti avevo detto, ti avrei provocato. Tu sei molto fotografico nelle parate. Cioè, tu rubi Sì, l'occhio, è vero mi piace. o no? Si mette in posa, Lui è un capito? portiere Aspetta, fotografico. aspetta, che adesso metto in posa Cioè, il ogni tanto la palo. potresti buttare su così, invece fai il salto, no? Sì, me lo dicono spesso anche in spogliatoio. Ultimamente mi ha scritto Baschi, che ho pubblicato la storia della Serie A, che mi ha taggato sulla parata su Giroud, e lui mi ha commentato per i fotografi, e ho detto sì, c'è ragione. Eh beh, la deformazione professionale del cinema. Esatto, Vado. in qualche modo l'ha tenuta. Ti leggo qualche messaggio carino che sta arrivando. Sì. C'è Daniele che ti scrive Lecce ti ama, poi c'è Harry che ti dice parliamo sempre di Baschi un TT, ma tu passando in secondo piano sei il nostro pilastro in difesa. E invece c'è, aspetta, avevo letto una Secondo piano. domanda carina in Allora ho messo secondo piano, tra virgolette. virgolette. Francesco invece ti chiede se il portiere è stata una tua scelta oppure ti piaceva all'inizio giocare in qualche altro ruolo. Allora, appunto, come ho detto prima, ho iniziato tardi a giocare a calcio a 11 anni e mi sono messo subito in porta, però io ho sempre giocato a calcio con i miei amici, sai, al campetto, e giocavo sempre fuori, ma proprio sempre, in porta non ci stavo mai, però ho sempre avuto questa passione, poi già ero alto per la mia età, quindi ho detto voglio provare a mettermi in porta e subito dopo il primo anno di scuola calcio a 11 anni, 12 anni, comunque sia, giocavo alla Lodigiani, che è una grande società di Roma, e i dirigenti mi dissero che comunque sia ero
non predestinato, però comunque sì, avevo del talento tra i pali, quindi ho continuato e mi ha detto bene. Direi proprio di sì, eh. Ce n'è un'altra che ti piace? Non so, lui dice, sei uno dei portieri più forti che conosco, Alessandro te lo dice davvero, mi piace questo davvero. Al fantacalcio sei il mio portiere titolare, volevo chiederti qual è la tua aspettativa per questa seconda parte di stagione con Lecce? Io te la declino in modo anche personale, cioè nel senso se tu hai poi ambizioni, cioè se senti di poter crescere. Sì, assolutamente sì, devo crescere ancora tanto, secondo me, e una cosa che mi ripetono spesso anche qui a Lecce i preparatori dei portieri, che mi dicono sempre che non so nemmeno io il margine che ho, il potenziale che ho, che non lo sfrutto appieno, quindi è una cosa che devo imparare. Negli anni sto cercando di apprenderlo, e però sento che anch'io che ancora devo crescere. Le aspettative, naturalmente, salvarmi con il Lecce è la prima cosa, aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. E come dicevamo prima, magari qualche cliché in più non sarebbe male. Poi più avanti si penserà al futuro, a quello che sarà, però per il momento è questa qua, magari fare gioire anche i miei fantallenatori. Giochi a fantacalcio? No, l'ho fatto qualche volta, ma poi mi stufo subito, dopo 3-4 partite non metto più la formazione, quindi evito. Più o meno. Però... Ma chi guardi dei top e chi guardi invece in Serie A? Cioè, chi c'è di bravo in Serie A che ti piace e poi dei top vorrei sapere chi ti piace di più. Vicario, mi piace tantissimo, in questo momento con l'assenza di Maignan è più forte, secondo me quello sta facendo vedere proprio cose assurde. Più forte addirittura, più di Chesney? Chesney, per il mio tipo di portiere, per come lo vedo io, Vicario mi piace di più. Magari non so se è più forte o cosa. Chesney è un top, assolutamente. Però per come vedo io il portiere, Vicario è quello che mi piace di più in Italia. Cioè, aspetta, perché, scusa se ti interrompo, ma perché? Perché noi, tutti noi, parte del mondo che non siamo portieri, poi arriviamo fino a un certo punto nel giudicare il portiere. Perché ci sono diverse scuole, comunque sia magari in Europa allenano di più la famosa croce, no? Sì. E invece qui in Italia si allena di più l'attacco palla. E per come la vedo io, mi piace di più l'attacco palla e Vicario è uno dei top a farlo. Non dico che la croce sia sbagliata, però No, per certo. come lo vedo io, è più efficace l'attacco palla e Vicario è un top in questo. E appunto ciò non togliendo nulla alla croce che anche io ogni tanto la faccio, quindi... Quindi dei top non ti piacerà Ter Stegen, ma ti piacerà? Chi ti Vabbè, piace? De Segan, No, non vabbè, ovvio che scherziamo. ti piace, però. Però no, dei top, è un portiere che fa quasi sempre croci, però mi piace tantissimo perché è il più forte del mondo in questo momento, che è Courtois. Sapevo. È il più forte proprio che c'è in questo momento. Però a proposito di sogni, torno al discorso di prima, poi il fantacalcio, ma un attimo distratta. Come hai reagito alla chiamata a Coverciano, per lo stage, insomma, l'ultimo di Mancini? Quello, a proposito di futuro, cioè, piccolo sogno che si avvera. L'avevi Sì. messo in conto? Ci cioè, avevi pensato? Com'è andata? Pensato no, perché comunque sia il primo anno di Serie A era un sogno, comunque sia ci speravo, però non è che dicevo magari quest'anno me lo devo meritare, poi l'anno prossimo e magari ci sarà questa chiamata. Però invece mi chiamò il direttore Trinchera, mi ha detto mi devi fare una statua. Fatto perché, direttore? Perché ti hanno convocato in nazionale, così, quindi... vabbè, ero contentissimo, un sogno che si avvera, la nazionale maggiore, veramente qualcosa per noi calciatori italiani è un orgoglio. E anche se è stato solo uno stage, per me rimane la grande emozione di essere stato lì, comunque si è allenato dal mister Mancini, da Battara, il preparatore dei portieri, quindi è stato un sogno e chissà che magari in futuro ricapiterà, lo spero, però lo dovrò meritare. Ma visto che siamo in tema di confidenze, noi vogliamo sapere, insomma, i dettagli. Cioè, tu chiudi la telefonata con Trinchera e Anche a poi che me fai? Che è venuta quella domanda. A chi lo cioè, lo mandi sulla cosa hai chat fatto? degli amici? Lo... Esatto, cosa hai fatto? Allora, no, prima cosa ho chiamato mamma e gliel'ho detto, e poi ho chiamato papà
e poi ho chiamato la mia fidanzata e ho Che hanno detto: detto tutti e tre? no, Le vabbè, che azioni? erano contentissimi, mamma quasi quasi a piangere, però è stata una bella cosa. Ero in Nello macchina, quindi. spogliatoio? La mamma era contenta, ma ha detto: però devi fare un film tra un mese. Guarda, Però c'è un sì, film va tra un bene. mese. Ma nello spogliatoio invece, che è stato il primo a saperlo, come ti hanno sfottuto, hanno fatto il tifo, com'è andata? Nello spogliatoio, no, nulla, nulla di che, complimenti da parte di tutti. Poi eravamo in quattro, comunque sia ad andare, quindi ci sono fatto i complimenti e basta, nulla, nulla di Va eclatante. bene, va bene. Guarda questa quanto è carina di Samuele. Leggila. Dice: mio zio ti ha preso al fantacalcio e mi stai facendo sclerare. Cosa c'è? Perché giocano contro i miei zio. Evidentemente sì, perché giocherà Grande Samuele. contro suo zio e quindi Se non sbaglio, sono praticamente. uno dei cinque portieri, mi sembra, in Italia ad avere la fanta media più alta. Quindi Hai capito? vedi, ecco perché È un sclera. onore. È un peccato che non mi abbia preso lui la prossima volta. Avrà preso vicario lui. No, Ah, si è scherzo. preso vicario, allora ha fatto bene. È andata bene. Quale trofeo sogni di vincere? Chiede Gabri. O qual è il più prestigioso? Vabbè, penso la Coppa del Mondo è quello più prestigioso. Magari so che sarà Cioè, difficile vincerla, però mi la Coppa del accontento Mondo e anche. Champions, prendi la Coppa del Mondo. Sì. Ah, pure la Champions non mi fa schifo, eh? Se dovesse arrivare. Noi No, la no, buttiamo, eh. Diciamone ora nel mio piccolo, anche tra virgolette la Coppa Italia sarebbe un bel sogno vincerla, poi chissà in futuro cosa mi riserva. Una supercoppa, visto che c'è la Visto supercoppa. che siamo in tre. Anche. E, aspetta, bella questa. La partita più bella fino ad ora del Lecce. Ne avevo un'altra, ma te la faccio dopo. La partita più bella fino ad ora del Lecce, penso, ti dico, il primo tempo con il Milan. È stato qualcosa, io stavo lì dietro, veramente una roba assurda contro i campioni d'Italia, e giocare in quel modo nel primo tempo, penso se stessimo 3 o 4-0 Niente non da dire. avevamo rubato nulla, quindi è stata veramente una partita top. Peccato un po' per il secondo tempo, ci siamo abbassati un pochettino troppo, però comunque sia loro si sono alzati e sono pur sempre il Milan, quindi ci sta che soffrivi un po' il secondo tempo, però rimane tutta la partita una straordinaria partita veramente. Avrei scommesso su un'altra risposta, eh? Atalanta. No? Contro la Lazio. Lazio, eh? No, no, mi sono divertito di più col Ah. Milan. Scusa, io non avevo capito il collegamento. Ma nel pre-match col Milan, che siete entrati così carichi, avete fatto questo primo tempo qui, è successo qualcosa di particolare? Non so, un discorso meglio di un altro? C'era qualcuno più carico? No, 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 tutto nella norma, sai, di solito il prepartita parla sempre Baschi, infatti lo prendo Sì. in giro perché dico stai zitto tutto il tempo, poi quando entra la telecamera urli, sbraiti, fammi vedere che dici qualcosa, però scherziamo naturalmente e lui è quello che parla, che ci incita più di tutti, poi c'è il discorso di Morten, il capitano, prima di entrare, però è stato tutto nella norma, la cosa è stata che appunto ha preso la consapevolezza dei nostri mezzi, quindi siamo entrati non timorosi, ma sicuri di fare una grande partita come appunto contro la Lazio, contro l'Atalanta, comunque sia, e siamo entrati con quel piglio là e abbiamo messo sotto una grande squadra quale il Milan. Ti chiedono in tanti qual è il giocatore più forte in Serie A che hai affrontato. Io però ti chiedo anche quello che avevi invece sottovalutato, che ti sei trovato davanti e hai pensato: ma tu guarda questo. Allora, il più forte secondo me è Leao, perché, scusate, l'ho affrontato l'anno scorso con la Samp e quest'anno l'ultima partita. Nell'ultima partita era un pochettino, tra virgolette, svogliato, però quando dava le sue accelerate era impressionante, veramente una forza della natura incredibile. Ma L'anno noi come. scorso poi l'ho visto quasi al top, quindi mi ha impressionato più di tutti, secondo me è il giocatore più forte della Serie A. Quello che avevo tra virgolette sottovalutato, ma non pensavo fosse così forte, non sottovalutato, non pensavo fosse così forte, Arnautovic del Bologna, che penso sia stato l'unico che abbia messo in seria difficoltà Baschi.
anche fisicamente, l'unico forse che ha subito un pochettino Baschi. E non pensavo fosse così forte, è veramente un grandissimo giocatore. Ma il gol di Leao come... Cioè, spiegacelo dalla tua prospettiva, perché se... nonostante... Non lo so neanch'io, credimi, l'ho provato, l'ho visto 1.000 volte, non... Ha spostato palla, ha calciato proprio in una frazione di secondo, ma io ero lì, non è che dici mi ero mosso prima o cose. Ero lì, però non sono riuscito a prenderla. Io nella mia testa ero convinto di averla presa, però Ma non è che sono non te gol che l'aspettavi, quindi. evitabilissimi che devo prendere. Cioè, tu ti aspettavi magari la mettesse o tirasse Io sul secondo? nella mia testa mi aspettavo che lui rientrasse e la mettesse sul secondo palo, però non avevo fatto il movimento, diciamo, prima, ero rimasto fermo. E comunque sia, devo valutare tutte le opzioni dove può tirare. Ha Certo. tirato sul primo, ero lì e convinto di averla presa, invece è entrata purtroppo. E veramente è stato un rammarico grandissimo perché non devo prendere quei gol. Poi abbiamo rimesso in partita il Milan e poi Sì, poi non era per farti il abbiamo andato processo, bene. eh. E Sì. anche perché poi, No, la lo giocata. so, ti dico, è una mia autocritica. No, ci sta, La ci mia sta. Però la autocritica. giocata è super, perché non è che. Cioè, ti Lui dico, una frazione di l'aspettatore. secondo. Sì, sì, sì. L'aspettatore neanche noi ci aspettavamo. Per quello uno dice, cavolo, non c'è. Sì, in Non una è. frazione di secondo Non proprio ha si spostato, ha calciato è la velocissimo. velocità. Quello di Rico Leao è il più forte perché quando vuole non lo fermi. Abbiamo ancora qualche minuto perché poi vi siete già allenati o vi allenate nel pomeriggio? No, ci siamo allenati stamattina. Stamattina, Però c'hai ok. un set oggi pomeriggio. C'è un 6, sì, Cioè, poi esatto. diventa pesante. No, Ultima volta che la faccio. due tre pose. Giusto per insegnare a Baschirotto come ci si mette in posa durante la partita, no? Esatto, ora ci penso Ok. io. Francesco ti chiede come fai a gestire l'ansia pre-match? C'hai un rituale? Ascolti No, musica? è veramente la cosa che ora odio di più del giocare a calcio, ovvero io sono uno che sente molto le partite. Quindi prima della partita veramente cioè andrei in bagno a vomitare tutto dalla tensione, però cerco di gestirla. Poi quando fischia l'arbitro, no, mi scende tutto, però dalla fine del riscaldamento all'entrata in campo è veramente un'agonia per me e sicuramente sarà la cosa che mi mancherà di più un giorno quando smetterò di giocare a calcio, però per adesso è veramente un'agonia, quei 20 minuti prima di entrare in campo, veramente li soffro da morire. Ma pensi sia diverso per i Certo. portieri? Perché comunque voi... No, perché allenandomi, conoscendo questi altri portieri, loro mi dicono che sono tranquilli. Poi magari anche un attaccante può essere ansioso, qualsiasi giocatore, ognuno la vive a modo suo e io purtroppo la vivo così. Si dice sempre che i portieri sono un po' pazzi, no? Però no, non abbiamo visto segni Lui? di follia. Ma C'è comunque c'ha una qualcosa storia in cui... particolare lui. Sì, però voglio dire, non ci ha dato segni, ma perché ce li stai nascondendo oppure c'è qualcosa in cui sei folle o quantomeno particolare? No, io sono tranquillissimo, un portiere tranquillissimo. Ogni tanto mi arrabbio con i miei difensori, però Anche con un tutto nella TT. norma. Cioè, tu puoi Cosa? rimproverare anche un TT oppure c'è una regola non scritta Un alla TD guerra? un po' di meno perché è una personalità fortissima. Ho provato a rimproverarlo contro il Milan, ma mi ha mangiato praticamente. Cioè, Ok, com'è la cioè, scena? hai Com'è? ragione te, quindi. Ma No, a in parte scherzi. campo? Questo in campo è successo? In campo, perché lui mi ha protetto una palla, ma c'era l'attaccante dietro che arrivava, non me la sono sentita di uscire. E poi lui mi ha rimproverato che dovevo uscire. Io ho provato a dirgli la mia, alzando un po' la voce, ma lui ha rialzato la voce e ho detto: Ok, se hai ragione, devo uscire Va io. bene, Tutto questo in che basta. lingua? È mezzo spagnolo, mezzo italiano. Un po' di Ok. spagnolo lo parlo, quindi lo capisco abbastanza bene. Va bene, va bene. Allora chiudiamo con una domanda feticcio su Joan Gonzalez. Va Vai. bene, già che abbiamo detto spagnolo, non so, mi collego, mi butto dentro. Vai. Niente, questa è la domanda. Non c'era Vuole un'altra. sapere fatti su Dicci di più Gonzales, su ecco. sto ragazzo No, catalano. bravissimo ragazzo. Nessuno si aspettava che comunque sia si rivelasse un grandissimo giocatore.
però il mister gli ha dato fiducia, lui la sta ripagando alla grande e sicuramente ha un grandissimo avvenire, un 2002 fortissimo, non, è quello che veramente non si nasconde mai, non perché gli altri lo fanno, però magari nei momenti in cui c'è più pressing da parte degli avversari, lui è quello che vuole sempre la palla, non si nasconde, sbaglia perché è giusto che a quell'età sbagli come posso sbagliare io o chiunque altro, però... È un po' pariolino? Ma si è bloccato forse. Colpo di scena, proprio sul finale. Persa la Vediamo, connessione. no, vediamo magari di recuperarla subito, anche perché gli volevo strappare una Sì, promessa, lo Vasco. salutiamo e adesso In caso di la salvezza, due guantoni, uno a me e uno a te. recuperiamo. Ma magari questo non è il tuo spazio personale. Certo, no, certo che lo Stai è, lavorando. certo che lo è. Ogni... Guarda, se Vabbè, l'anno comunque me lo scorso prendo abbiamo... volentieri. Se la fai tu. Vedi, però magari aspettiamo anche che si colleghi anche soltanto per poterlo Almeno lo salutiamo, salutare. Sì, sì, dai, esatto, dai. anche perché Sai poi, perché? insomma, Forse deve perché sono andare a scattate le casa. tre e allora c'era il limite preimpostato. No, può No, essere. no, no, Comunque no. mi impressionano diverse cose. Vabbè, è stata una chiacchierata bellissima. Però una cosa bellissima che dice, forse l'unico che Baschirotto ha sofferto è E Arnautovic. Arnautovic, Ma sì. come l'unico? Cioè, mi stai dicendo che Baschirotto non soffre gli attaccanti di Serie Evidentemente, l'hai detto anche tu, A? Interessante, eh? eh. Zero dribbling, Sì, zero. grazie, grazie, ragazzi. Sì, lo stiamo recuperando Ci per i dicono che saluti, rientra ci per i dicono saluti. Era ovviamente com'era, cioè nel senso alle tre la... scadeva timer, colpa nostra, ma torna. E quindi questo aspetta, mi stavo parlando in cuffia. Questo mi ha impressionato. Un'altra cosa che mi fa sempre specie quando facciamo i talks, tanti ragazzi ci chiedono come gestite l'ansia. Cioè, vogliono sapere dai Dai giocatori, calciatori, voglio sapere come gestite l'ansia. gestisci. Perché poi ognuno la gestisce ovviamente a modo suo, no? Poi Perché c'è vale chi per ha, tutto, come. sì, va, chi ha dei rituali, magari anche, sai, chi è più Sì, no, vabbè, a me scaramantico. stupisce che te, ragazzino, che magari, cioè, poi ragazzini, non so chi commenti, magari scrive un pensionato, però tu, persona normale, che hai la vita tua di tutti i giorni e hai ovviamente le tue ansie e i tuoi problemi e le tue prove, chiedi al calciatore perché il calcio c'ha questa forza qui di essere vetrina del mondo. Perché sai, magari ci sono anche degli stadi in cui è più difficile magari entrare, no? Immagino, non so, Ambienti. San Siro, ma anche a Lecce, Ambienti. Lecce, cioè un ambiente bello caldo, Lecce non eh. è così. No, no, si fanno Non è così sentire, facile. no, no, si fanno sentire, tant'è vero che, voglio dire, Lecce in casa fa tanto tanto bene, insomma, perché poi la spinta del pubblico immagino che dia Tu sei una stata a mano Lecce quest'anno? Sì? Ha importante, sì, e voglia. voglia. Fatto due o tre partite, Cos'hai? L'ultima che hai visto l'ultima cos'è? Lazio? Lecce-Lazio, sì, l'ultima che ho Due, che dicevi la migliore fatto, loro. no, lo sfottevo, insomma, perché lui, No, tra sì, l'altro, perché lui è è romanista lui. romanista, sì, Ma siamo esatto, sicuri che sia romanista? sì, è romanista, romanista, lo so perché Sai? nel pre-partita è venuto a parlare lui e E ha mi ha detto sono parlato, sì, che romanista. è una cosa, era come, insomma, una partita particolarmente sentita, un Certo. po' un derby per lui, Però non però è sono, passato per la Roma, abbiamo capito. no, no. Proprio no, Diretto alla infatti, Sampdoria. sì, diretto alla Samp. Tra l'altro, gli volevo fare la domanda anche su. C'erano tante curiosità Va che gli bene volevo che non fare. lo sto L'unica chiacchierando. esperienza al sud, è vero che Roma è un po' una città del sud, no? Però Lecce è la prima Sì, città davvero certo. sud in cui è andato, quindi magari differenze, cose, però magari faremo Città più bella d'Italia, tra l'altro. un Falcone bis. Dai, sono Adesso tutte ci sbilanciamo. belle le città della Non gli Serie abbiamo A, chiesto di comunque. Falcon. Falcon, Falcon è vero. il Ma dov'è supereroe. Falcone, soprattutto? Rivogliamo Falcon, io vi Falcone! dico cos'è Falcon intanto. È il supereroe al quale abbiamo associato Falcone a Lost in the Weekend. Abbiamo no, hanno associato Dario Di Noi e Alberto Nelli a Lost in the Weekend. Esatto, sapete che hanno i loro supereroi e soprattutto ogni portiere è un C'è il supereroe. miracolo, il famoso miracolo, e Falcone è lui è il Falcon. Falcon. Era facile, E lui, non a è stato difficile. proposito di, vi ricordiamo che sulla nostra app da oggi è disponibile la nuova puntata di Lost in the Weekend e poi Croquetas. c'è Crocettas, la puntata di Allora, Crocettas che puntata. fa So che sembra molto che stiamo ridere. temporeggiando, ma in realtà non stiamo temporeggiando. Dovevamo fargli lo stesso gli appuntamenti. Intanto, diteci in cuffia se arriva Falcone oppure no. Comunque, Croquetas, la puntata di Croquetas, la puntata più bella della storia di Croquetas. Mi rispondono in audio che non arriva Falcone perché ha un set importantissimo e quindi Deve andare a girare la scena del sequel di Titanic. ha una serie di cose. Noi non sappiamo cosa. Poi sono film che Scherziamo, usciranno tra tanto tempo. ovviamente. Però Croquettes è molto divertente.
Grande Edoardo che scrive Giovanni Versotti numero uno. Te lo stavo uno. Per dire io, hai ragione. Hai pure dei fan. È vero, è vero. No, grande Edo, ciao, un saluto. E, sì, quindi deve fare un set. Non c'è più, però è stata una bellissima Stavi parlando chiacchiera. Di Croquetas. Ah no, Croquetas, ci siamo anche... Oggi che giorno è? Oggi è mercoledì. E domani quindi cosa c'è? Talks, di nuovo. Oggi c'è... sì, domani c'è Talks. Domani da Son Talks Serie B. Della Serie B, poi dopo domani Fanta Radar. Sabato e domenica partite. Su partite. Su partite, lunedì sempre partite. C'è... Lunedì a parte Supertiere c'è Spiega Marelli. Giusto. Si riparte martedì di nuovo con le stesse cose di oggi, cioè... martedì c'è un altro partito, ieri in realtà. Occhio, occhio, perché oggi che giorno è? Mercoledì. C'è Milan-Lazio martedì. Va bene, Milan-Lazio, però poi c'è Croquetas, Lost in the Weekend. Tutto, e poi siamo tutto. Di nuovo mercoledì, capito? Esatto, perché così funziona la mercoledì. Settimana. Facciamo di nuovo non lo so, non lo so. Io riesco a organizzare due giorni alla volta. Grazie ragazzi per averci seguito. Ciao. È molto bello stare con voi. Grazie per le domande. Ciao, ciao.